Alla fiera del fitness al Fede Petrosino, oggi trovi qui alla Fit Time e domani siamo al SEB San Napoli per le lezioni di Functional Fit. Come ti è sembrata questa notte bianca qui a Ponte Cagnano alla Fit Time? Prima di tutto volevo ringraziarti, tu fai sempre delle cose belle, piene di energia, di qualità. Il fatto di mettere insieme la gente per fare un po' di fitness di qualità e poi dedicarsi all'elemento conviviale, stare insieme, gustare o parlare, sono due cose che un binomio perfetto. Dopo l'energia di Rimini, domani siamo sul fronte di Napoli, cerchiamo di difendere i colori della Salerno perché avremo il 90% di napoletani. Perfetto. Alfredo, diciamo che si è creato quest'anno un team di Functional Fit. E puoi dedicarci un attimo a questi nomi, chi sono questi presenteri che partecipano a questo Functional Fit Italia? Diciamo che noi siamo partiti per gioco, come sempre avviene al sud, abbiamo creato questo team di cui fa parte Carmine Sodano, Antonio Colavolpe, io e tu Osvaldo, siamo quattro persone che abbiamo dedicato un po' la vita a questo allenamento e in quest'ultimo periodo l'abbiamo un po' remixato, rivoluzionato un po', inserendo tecniche a corpo libero tipo come fai tu oppure come ha fatto stasera Antonio, usando movimenti della pallacanestro, della box, in modo che la gente si diverte, si allena e non pensa poi allo sforzo fisico, che quello è l'obiettivo nostro principale. Quindi facciamo capire al pubblico dall'altra parte, agli atleti, diciamo atleti sarebbero soci e diciamo clienti, che il Functional Fit è diventato un corpo libero che si dedica prettamente a degli sport come la pallacanestro, il basket, voglio dire, e anche il nuoto, perché è un elemento che è funzionale. Quindi vi aspettiamo per la prossima puntata alla terza edizione della Fit Time. Arrivederci.